Essendo amici di Argenta, ho il piacere di presentare questa sera il libro di Rino Manica, Diario di guerra e di prigioniero. Il libro che ha scritto è stato pubblicato per desiderio della figlia Anna Maria. Andiamo al 1940, quando Manica viene chiamato dai militari. I primi 3 anni sono anni di inferno. Poi, con una certa fortuna, riesce ad approdare in Danimarca. E qui, finalmente, è in paradiso. La gente è cordiale, disponibile verso gli italiani, e a Copenaghen ha la possibilità di conoscere importanti personalità, fra cui l'eminente sua altezza reale, la principessa Aage Rosenborg, con la quale restaurerà un affettuoso e importante rapporto. Sono contento di essere qui stasera, perché la mia presenza vuole essere ovviamente un rafforzamento dei rapporti fra Danimarca e l'Italia. C'è una parte del libro che mi ha colpito abbastanza, ed è la parte dove gli italiani cioè si presentano in Danimarca e quanto le persone per strada riconoscono che sono italiani e cominciano a gridare Italia, Italia. Io ho ricevuto il professor Rino Moretti e anche la figlia di Rino Manica, che presenta Anna Maria, e mi sembrava molto interessante questo diario di un nostro concittadino che in maniera anche molto semplice ma molto sentita ha descritto le fasi della propria vita all'interno dell'ultimo conflitto mondiale e della prigionia. Il mio punto di vista è essenzialmente letterario. Può sembrare strano che un uomo come Rino Manica, che come la Da Vinci potrebbe definirsi uomo senza lettera, cioè senza una cultura professionale di scrittore e di letterato, abbia in realtà in questo diario dato una rappresentazione di quella drammatica realtà che è la Seconda Guerra Mondiale con una rara potenza espressiva. C'è qui una descrizione sul diario di Manica che dice della divisione Puglie insieme alla Bari, che erano le più impegnate in questo fronte. In queste ore terribili di lotta e di morte, il mio pensiero corre ai genitori, alle spose, ai figli, alle sorelle di questi soldati, italiani o greci che siano, che fra il fango e la pioggia, incuranti di qualsiasi sacrificio, lottano e muoiono.